Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,86%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 16.135,92 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,41%, terminando a 27.935,6 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un meno 0,1% e archivia gli scambi a 14.795,7 punti. Bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,76%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,99%. Buona performance per Parigi, che cresce dello 0,76%. In luce sul listino milanese il comparto energia, con un più 1,46% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Eni, con una variazione percentuale dell'1,89%. In Germania, il valore delle vendite al dettaglio è meno 0,3%. Distribuito il dato sul PMI manifatturiero del Giappone, pari a 54,5 punti. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero dell'Unione Europea, in previsione stamattina. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti.